La mia ex è cambiata tantissimo. Ha senso riconquistare una persona che non riconosco più? Ha senso andare verso la riconquista di un ideale della persona che conoscevo e non della persona che c'è a oggi? Cosa posso fare a riguardo? Se anche tu ti trovi un po' in questa situazione, mi raccomando, rimani agganciato, perché gestiamo questa problematica che, tranquillo, non è solo tua, ma è di tante persone. Intanto, se non mi conosci, benvenuto, questo è il canale dedicato agli uomini che vogliono riconquistare la propria ex. Purtroppo il processo non è poi così tanto facile, ecco perché ci sono un sacco di contenuti. Al di là di questo, ti invito ad iscriverti a questo canale e ad attivare le notifiche. Inoltre, se sei interessato a scoprire più informazioni, più materiale, più cose, guarda giù in descrizione e troverai un sacco di cose belle. Dalle interviste ai miei clienti, ai podcast, al mio libro, alle mie interviste nei vari portali, eccetera eccetera eccetera. E ti invito anche ad esplorare questo canale che oramai annovera centinaia di video. È stato un lavoro lungo, faticoso, ma ne valsa la pena. È abbastanza comune che molte persone, quando entrano in consulenza con me, mi dicano: Teo, sì, vorrei riconquistarla, non mi torna questa cosa qui, non mi torna il fatto che è davvero cambiata rispetto a prima. Cazzo, è gelida, è una lastra di ghiaccio, è un qualcosa che non riconosco più, è diventata cattiva, cinica, burbera. Cosa succede? Come posso io in qualche modo migliorare la situazione? Diciamo che innanzitutto noi dobbiamo fare un passo indietro e capire che ognuno di noi, io, te, la tua ex e qualsiasi persona che ti circonda, ha un suo cammino in questa vita, ha una sua direzione in qualche modo, e questo cammino differisce per ciascuno di noi. Ognuno di noi ha, diciamo, dei lati in ombra e dei lati in luce, e a seconda di quello che la persona sta vivendo emerge un lato piuttosto che l'altro. Probabilmente lei non ha cambiato personalità, non è diventata, in uno schiocco di dita, una persona irragionevole, una persona fredda, un pezzo di ghiaccio, eccetera eccetera. Probabilmente quello che è successo è che nell'arco di questa transizione, di questo cammino di vita, alcuni aspetti che erano in ombra hanno preso posizione rispetto agli aspetti che erano in luce. Perdona il gioco di parole. Quindi, se era carina, coccolosa, aperta, fidata e via dicendo, ed è diventata un mix tra Hitler e Darth Vader, quello di Star Wars, bene, in questo contesto, chiaramente, ovvio che l'involucro, la persona è la stessa, ma sembra che sia qualcun altro. No, è sempre la stessa persona, però concettualmente ha preso piede il lato in ombra. Tu di questa cosa devi esserne semplicemente consapevole, perché se è vero che c'è il lato in ombra, è altrettanto vero che c'è il lato in luce, e quindi è altrettanto vero che quella persona che tu conoscesti tempo fa è ancora lì dentro, non è che è sparita. Il problema è creare i presupposti affinché quel lato in luce torni a galla e prenda il posto del lato in ombra. Il problema di tutta sta faccenda è che nel 99.9% delle volte, per non dire nel 100%, ma nel 99.9% delle volte, tutta questa cosa qua non dipende da te. Cioè, lo scambio tra ombra e luce, per capirci, è un qualcosa a cui deve provvedere lei, è un qualcosa che è lei che si deve gestire, è un qualcosa che è lei che si deve prendere cura. Tu influisci sullo 0,1 periodico per cento. Quando tu capisci questa cosa e ti rendi conto di chi c'è dall'altra parte, ti rendi anche conto che ci sono delle cose che puoi fare e delle cose che non puoi fare. Ti rendi conto che tu hai un'immagine e forse stai andando dietro a quell'immagine là, che non è la realtà dei fatti, ma è una realtà illusoria, o quantomeno è l'ideale che ti sei costruito, che non collima con quello che è la realtà dei fatti, e quindi questo lascia spazio a un sacco di delusioni, perlomeno da parte tua. Quindi, nel momento in cui tu interagisci con la tua ex, nel momento in cui tu noti questa differenza, appunto, che l'ombra ha preso il posto della luce, per capirci, ecco che lì dovrebbe nascere dentro di ognuno di noi la totale consapevolezza e accettazione del fatto che ognuno ha il suo cammino. E se in questa fase del suo cammino vince la parte in ombra e non quella in luce, chi siamo noi per dire che non deve essere così? Magari il suo scopo nella vita è soffrire, non lo sai.
ma va bene così. E quando tu guardi il mondo con questo tipo di accettazione, lasci perdere, lasci cascare le cose, lasci andare. Perché lasci andare? Perché probabilmente attraverso il lasciare andare acquisisci tutte quelle capacità intrinseche e acquisisci tutta quella mole di caratteristiche attitudinali, appunto, intrinseche, che non te le posso spiegare perché sono inspiegabili, ma nel momento in cui le applichi si sente che ce l'hai. Ecco che lì cambia la solfa, cambia la situazione, perché improvvisamente tu contribuisci per quel 0.1% periodico sempre. È lì che tu contribuisci per davvero, non facendole vedere, capire che guarda dovresti fare, non facendole da papà. Il papà, lei ce l'ha avuto ed è un'altra persona, non sei tu, non è roba tua quella. Lascia che sia lei a smaltire tutte queste cose, d'accordo? Quindi questo è estremamente importante. Inoltre, proprio legandomi un po' a questo, appunto, a questo contenuto, probabilmente il suo lato in ombra ha tirato fuori anche il tuo lato in ombra, i tuoi irrisolti. E capendo tu che devi prenderti la responsabilità di te stesso, ahimè, devi metterti alla guida con l'esempio. Cioè, non ti puoi aspettare che sia lei a risolvere, dal suo stare in ombra, a risolvere i tuoi lati in ombra, e non puoi aspettarti che sia lei a darti manforte. Sei uomo, ti prendi la responsabilità dell'essere uomo, accetti la sofferenza per quel che è e cominci a dire: ok, questi lati in ombra sono emersi, portiamo un po' di luce. Detto questo, fai sedimentare questo concetto, ok? Parlaci con te stesso da questo punto di vista e chissà che un giorno non arrivino delle rivelazioni di un certo spessore. Detto questo, ti lascio a questo video qua, vattelo a vedere, mi raccomando, è molto importante, e noi ci vediamo alla prossima, e mi raccomando anche, non fare cazzate. A presto.